Tanti hanno partecipato alla 33esima edizione della grande festa in onore di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali. Una vera folla di persone con i loro compagni del cuore si è riunita in Piazza del Popolo per la tradizionale benedizione degli animali, terzo appuntamento a Pesaro dopo Fano e Fermignano, organizzato dalle Giacche Verdi di Pesaro Urbino. Oggi abbiamo superato 100 cavalli, 102 mi hanno detto, hanno contato, poi c'erano asinelli, caprettine, cani di tutti i tipi, conigli, ho visto, criceti, dunque penso una bella manifestazione, sono contento perché sono venuti in massa, ma allo stesso tempo mi fa piacere che sono venuti anche da fuori regione, questa cosa vuol dire che ha una bella risonanza, da varie regioni d'Italia sono venuti, li ho elencati prima, dalla Veneto, Abruzzo, Toscana, Emilia Romagna, e questo vuol dire che anche come manifestazione ci abbiamo preso, 33 anni che lo facciamo. È la quarta domenica che di ogni anno di gennaio per questioni organizzative, perché non abbiamo la piazza prima, però cerchiamo di creare una sinergia con tutto questo mondo equestre, di coinvolgere, ma non soltanto, anche di fatto con i cani, centri di addestramento. Presente in Piazza del Popolo anche l'Istituto Mengaroni, che ha realizzato ben 100 stampe xilografiche, opere uniche a tiratura limitata che sono state consegnate in omaggio agli ospiti. Abbiamo coinvolto il Mengaroni quest'anno, è stato fatto un progetto che è stato bellissimo, hanno prodotto questa effigie, questa stampa da regalare, portare ai vari centri. È una collaborazione nuova, questi sono dei ragazzi speciali, li avete visti, li abbiamo premiati, è stata una cosa nuova, no? In questo caso come benedizione, e poi soprattutto è venuta la Polizia di Stato, che non è una cosa da poco. Quando io ho detto prima ci sono soltanto 11 squadre a cavallo in tutta Italia, tra cui c'è Firenze, e per il secondo anno consecutivo sono presenti alla nostra benedizione, che è la benedizione di tutti, una questione liturgica. Devo ringraziare come sempre l'amministrazione, i frati minori, senza di loro non si può fare niente, e quando poi parlo sempre all'istituzione non voglio mancare di dire grazie al questore di Pesaro, grazie alle autorità che ci hanno dato supporto, e i ragazzi che sono venuti a Firenze, stanno 4 giorni, si sono imbarcati in questo viaggio per poi tornare a casa. Spero che si stanno divertendo. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, perché poi li ho visti con un sorriso, anche la gente che erano qua con i cani e i gatti, vuol dire va bene.